Con i progressi, notevoli progressi palesati soprattutto negli ostacoli e nel salto in lungo negli ultimi anni, si è dedicata alle prove multiple. Siamo ora con Sara Chieratti, l'atleta genovese, passata quest'anno alla Liberta su Nicusano Livorno, che compie il primo errore del proprio concorso, in questo caso quota 1,62 m. Lei che studia restauro a Firenze, in questo momento cresce. Sarà disponibile a partire dal pomeriggio di oggi. Attenzione a Sara Chieratti, intanto 1,62 la seconda prova. Vi dicevo, sarà disponibile a partire dal tardo pomeriggio di oggi on demand sul canale YouTube Atletica Italiana. Sara Chieratti va a segno, affresca, lei che studia restauro, che si occupa anche di affreschi e di pitture murali. Vi dicevo, affresca un bel 1,62. Lo scorso anno Chieratti è stata... Tra poco Sara Chieratti. Alle sue spalle avete visto Marta Giovannini. E va Chieratti, risponde a Giovannini, 1,65 la prima. Il replay che ci viene proposto dalla regia. Immagini prodotte dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera, con lo staff di Villa Servizio operativo sul campo. Grazie a Mario D'Agostino al mio fianco, come sempre, come tecnico streaming, per questo. Sara Chieratti ora. Va Chieratti. Queste belle immagini prodotte dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera. Potete anche osservare diverse rincorse delle ragazze. 1,68 dunque in tasca di Sara Chieratti, e a 1,68 sono arrivate, sono giunte anche Antonella Napoletano, Sveva Gervini. Argento lo scorso anno, è stato argento anche nel campionato italiano assoluto di heptathlon a Padova nel 2020. Anche lei molto vicina a questo 1,71 m. Vi avevo citato il 2016 come anno del personale di Sofia Barbè Cornalba alla PEP, personale italiana promesse di pentathlon in carica. Sara Chieratti, che lo scorso anno fu terza in quel pentathlon, dopo essere stata seconda nella rassegna assoluta, ci prova, e anche in questo caso ci va molto vicina. Due tentativi molto simili per la ragazza cresciuta al campo di Villa Gentile di Genova, con i colori del Trionfo Ligure. Da quest'anno gareggia per la Libertas in Cusano Livorno. Gervini alla terza e Sala alla prima. Tre errori molto simili per Sara Chieratti, che chiude con 1,68. Quindi sono Chiara Sala e Sveva Gervini le atlete che vedremo a quota 1,74. Chiara Sala è già arrivata a 1,77 in carriera, ma chiaramente 3 cm in più farebbero decisamente comodo.